Buonasera amici di Segnalazioni Letterarie, siamo qui sul nostro gruppo e anche sulla pagina Facebook di Arena Letteraria Roma, nonché sul mio profilo di Alberto Raffaelli, per una nuova diretta questo venerdì 28 gennaio con Andrea Giostra, nostro amico del quale ci siamo già occupati nel bollettino di qualche tempo fa, di pochissimi mesi fa, di Segnalazioni Letterarie, perché abbiamo recensito le sue ormai famose Novelle Brevi di Sicilia. Parleremo di quest'opera e anche, insomma, dell'originalità, anche editorialmente parlando, di questa iniziativa. E poi parleremo pure di Mob Magazine, che è appunto un magazine online di cui Andrea è tra le anime. Ciao Andrea, innanzitutto buonasera, grazie di essere venuto tra noi. Finalmente ci conosciamo direttamente dopo tantissime condivisioni che hai fatto sul nostro gruppo, anche perché poi tu hai diversi, tra virgolette, avatar online, no? C'è Andrea Giostra Film, Andrea Giostra 2, no? Hai parecchie, chiamiamole, reincarnazioni social su Facebook almeno. Sì, intanto grazie per l'invito Alberto, grazie a tutti i tuoi, diciamo, ascoltatori, i follower delle pagine che tu, diciamo, hai creato e segui. Sì, il magazine, insomma, è uno strumento di cui magari parleremo più avanti, ed è uno strumento un po' particolare. Le novelle, sì, hanno una loro storia, ormai da alcuni anni sono state, diciamo, rese fruibili più che pubblicate, perché sono state pubblicate solo recentemente. E quindi, diciamo, hanno avuto un riscontro che sinceramente io quando le ho messe online sui social non mi aspettavo, insomma, non mi sarei mai aspettato questo risultato. Perfetto, allora quindi Andrea Giostra è autore di Novelle Brevi di Sicilia. Abbiamo già accennato un pochettino al fatto che si tratta di un progetto piuttosto originale. E allora vorrei che Andrea tu ci descrivessi le novelle e anche questo progetto, come è stato strutturato proprio dal punto di vista editoriale, perché insomma la scelta che tu hai fatto non è assolutamente comune. Te lo dice uno che ormai insomma col gruppo Segnalazioni Letterarie e con oltre 10.000 membri, insomma, come si dice a Roma, ci bazzica parecchio tra i libri, editori piccoli e meno piccoli. Invece le Novelle Brevi di Sicilia hanno, diciamo, proprio un format editoriale assolutamente inconsueto, insomma, che non si trova spesso e che forse è anche la chiave del successo a cui tu hai già accennato. Sì, diciamo che oggi possiamo chiamare progetto perché di fatto è una cosa costruita senza che ci sia stata, diciamo, una programmazione ex ante, per così dire. Quindi non è stata una cosa pensata 4 anni fa quando sono state messe online questi iscritti. Ma oggi, diciamo, dopo 4 anni, 5 anni circa, in effetti si può dire che, diciamo, senza nessuna volontà ingegneristica, chiamiamolo così, di fatto è stato messo a punto un format, un progetto di, diciamo, condivisione di queste storie. Intanto le storie, queste piccole storie siciliane, sono diciamo, nelle prime 3 edizioni, sono 14, e sono delle storie veramente brevi, perché sono di una paginetta e mezzo massimo, insomma, si leggono in 2, 3, 4 minuti al massimo. Sono delle storie che io ho scritto, diciamo, scrissi tra il 2010, mi pare, il 2012, insomma, dal momento in cui è stato messo in vendita il famoso, per la nostra generazione quantomeno, Nokia E90, che era un cellulare, il primo cellulare che si apriva con una tastiera, insomma, una cosa un po' particolare. Quindi io, diciamo, nei momenti di pausa, siccome ho avuto sempre, sin da bambino, la passione di scrivere, ma l'ho sempre fatto, diciamo, per me stesso, per i pochissimi amici che amavano, diciamo, leggere queste cose. Anche con questo strumento, diciamo, telefonico, chiamiamolo così, mi scrivevo queste scene che osservavo, che vedevo per le vacanze o per strada, o nelle riunioni o in posti particolari che frequentavo per motivi di lavoro. Nel 2016 casualmente li ho ritrovati perché stavo cercando un numero di telefono di una persona che conoscevo, non riuscivo a trovarlo, ho detto ma forse sarà in quel cellulare. Allora l'ho preso, ho cominciato a cercare su Roma, mi sono imbattuto in queste storie, delle quali avevo perso completamente la memoria, neanche mi ricordavo più di averle scritte, quindi perché erano passati quasi più di 10 anni, insomma. E niente, quindi le ho messe online così nei miei profili, ho visto che, insomma, c'era un certo riscontro. Allora, poi ho avuto l'idea di pubblicarli in self-publishing, in una di queste piattaforme, diciamo, gratuite online, più che altro per salvaguardare i diritti e quindi creare poi un
diciamo, un PDF da regalare sempre gratuitamente, quindi non sono state mai, diciamo, pubblicate per venderle, e sono state, diciamo, rese fruibili attraverso questo portale, soltanto, diciamo, perché c'erano persone che mi chiedevano il cartaceo, ma il cartaceo non c'era. E con un prezzo allora che ho fatto io, perché c'è la tendina in questi, diciamo, portali per definire il prezzo, di 3,90 euro all'ora, quindi proprio il minimo che potevo, diciamo, mettere rispetto al numero di pagine, quindi un prezzo assolutamente fuori mercato perché non esiste. Insomma, così nasce questo progetto. Via via negli anni hanno avuto un riscontro, diciamo, veramente incredibile, perché poi sono stati pubblicati in tantissimi magazine, diciamo, in una sorta di romanzo d'appendice, come si usava, diciamo, nell'Ottocento, fine Ottocento, inizio Novecento, e quindi venivano pubblicate queste storie. Anche queste hanno avuto un grande riscontro con migliaia e migliaia di lettori. E poi ci sono stati, diciamo, degli attori, che il primo era un mio amico che mi ha chiesto: ah, posso leggerne qualcuno? Insomma, l'abbiamo letta, l'abbiamo messo online, ha avuto decine di migliaia di visualizzazioni, cioè numeri. Io dicevo: ma com'è che arrivano tutti questi numeri così alti? Da lì poi c'è stato, diciamo, un susseguirsi di persone che conoscevo direttamente o indirettamente, di attori parlo, e attrici che, diciamo, parlando: ah, perché non lo fai pure tu? Oppure mi chiedevano: ah, perché lo posso fare pure io? E quindi di fatto siamo arrivati a 26 tra attrici, attori, professionisti per lo più, qualcuno semiprofessionista, che hanno letto una o più di queste novelle. Quindi ci sono, adesso non mi ricordo se sono 110 o 120, comunque più di 100 interpretazioni delle 14 novelle, perché ci sono alcuni artisti che hanno lette tutte, altri che hanno letto 2, 3, 4. E quindi ci sono 120, mi pare che siano, interpretazioni. Anche queste sono fruibili gratuitamente, sempre, ovviamente, su YouTube, su Facebook Watch, su Google Blogspot. E tutte queste, insomma, hanno aumentato il numero delle persone che hanno o ascoltato o letto almeno una delle novelle. Parliamo a questo punto di centinaia di migliaia di persone, quindi è una cosa, cioè, veramente incredibile. Quindi, diciamo, guardando in retrospettiva oggi, dopo tutto quello che io ho cercato di sintetizzare in pochissime, diciamo, battute, c'è stato un riscontro, diciamo, veramente imprevedibile e inimmaginabile. Quindi, diciamo, Certo, siamo di questo fronte infatti a un fenomeno social, è quello che ci ha fatto conoscere, perché molto spesso è. si deve Esatto. azioni letterarie e conosce molti personaggi che poi diventano nostri amici, vengono in diretta proprio anche in virtù delle condivisioni che vengono fatte direttamente dagli interessati o da altri intermediari che ci condividono nel gruppo. Insomma, in questo modo abbiamo anche conosciuto Andrea Giostra, che appunto tu hai dunque un tuo profilo Andrea Giostra, poi hai un profilo Andrea Giostra Film, al quale credo che tu tenga molto, vero? Andrea Giostra Film è la mia pagina Facebook, che poi è stata creata quasi involontariamente, perché quando Facebook, parliamo sempre di molti anni fa, cominciò a creare, diciamo, a dare agli utenti la possibilità di creare le pagine, allora non si sapeva cosa fossero queste pagine, quale fosse la differenza tra il profilo e la pagina, io misi ok, e per distinguere, diciamo, da Andrea Giostra e dai miei cugini, noi siamo cinque Andrea Giostra, misi qualcosa in più che il film, perché io sono un grande appassionato di, diciamo, di cinema, e quindi ho molta, da sempre, anche questa è una cosa che coltivo, che mi piace tantissimo. Misi film così, insomma, per distinguere, non perché faccio il produttore cinematografico o sono altro, solo perché ho questa passione. E poi a poco ho imparato a capire come funzionavano le pagine rispetto ai profili, e quindi l'ho, diciamo, potenziata, l'ho organizzato, ho inserito poi dei video, diciamo, Le tutti i. playlist, no? Sì, esatto, sì, le playlist di tutte queste letture che vengono fatte, anche altre cose, insomma, che riguardano, diciamo, quello che faccio normalmente, che sono scrivere per diversi magazine. Scrivo, diciamo, articoli, recensioni di libri, adesso non ne faccio più da molto tempo perché non ho più il tempo di farlo, oppure recensioni di film, insomma, altre cose che faccio così per passione, non è questo il mio lavoro. Certo. No, perché quindi diciamo che per quanto riguarda le novelle brevi di Sicilia si tratta un po' di un fenomeno social neanche tanto piccolo, insomma, tu hai detto che non te l'aspettavi assolutamente, no? No, ma quando io ho messo online la prima volta, nel 2000, mi ricordo se 2006 o 2007, a chi si aspettava? Cioè, parliamo di centinaia di migliaia di visualizzazioni ormai. Certo. E poi l'altra cosa che io, diciamo, mi ha sorpreso negli anni è stato anche, conoscendo poi alcuni editori, diciamo piccoli, editori indipendenti, diciamo, la richiesta di: ah, perché non li pubblichi con me? Vediamo.
Allora, io questa cosa non l'ho mai fatto, non ho mai pubblicato, diciamo, questo libro, ma per un semplice motivo, perché io conosco, diciamo, abbastanza bene il mondo editoriale, avendoci lavorato all'università, in questo caso, per un settore, diciamo, libri diversi che sono, diciamo, libri universitari, e quindi conosco come funziona il mondo dell'editoria. E quindi sapevo bene che nel momento in cui avessi sottoscritto un contratto con un editore, non sarei stato più proprietario del libro, e quindi se avessi voluto regalarlo, avrei dovuto acquistare, diciamo, il libro come tutti, e regalare il libro comprato. Quindi, diciamo, io ho voluto mantenere i diritti e renderlo, diciamo, fruibile gratuitamente, sia in questi blog, in queste pagine, sia dalla possibilità di scaricare il PDF. Solo nel, diciamo, il 2020, fine estate 2020, è venuta questa idea. Ho detto, vabbè, adesso vediamo se lo vogliono pubblicare. Alcune di queste persone che conosco, perché sono tutti poi rapporti personali con questi editori. E ho creato, diciamo, una quarta edizione, per distinguerla dalle prime tre, che erano, diciamo, edizioni composte dalle 14 novelle di cui dicevo prima. Allora ho scritto altri quattro racconti, diciamo, brevi, e ho fatto una quarta edizione. Allora ho chiamato alcuni di questi miei amici editori, ho detto: guarda, lo vuoi pubblicare? Se lo pubblichi non voglio assolutamente nulla, ti faccio una liberatoria, però è una liberatoria di pubblicazione, diciamo, non esclusiva, perché se ci saranno altre persone, diciamo, altri editori che, diciamo, che Questo è volessero molto originale, pubblicare. scusa Andrea se ti interrompo, come passaggio veramente è una cosa che mi ha colpito e penso che costituisca un po' uno specifico della tua impresa editoriale, chiamiamola così, ecco. Scusami se ti ho interrotto. No, non ti scusa. Quindi, Eh sì, insomma. in effetti questo, da quello che mi dicono i miei amici editori, ma da quello che io so, non da editore ovviamente, da lettore, non ci sono precedenti di autori, se così mi si può definire, viventi, perché chiaramente per i classici questo, diciamo, si fa normalmente. Diciamo, il libro di Pirandello lo si trova pubblicato da diversi Tutti i editori, diritti, insomma, certo. quando si sono persi i diritti dopo 50 anni, mi pare che sia il termine, e quindi ognuno lo può pubblicare. E infatti io questo proposito, guarda, come se fosse un, diciamo, un testo, un libro che ha perso i diritti d'autore. In effetti, da quello che io so, non ci sono, diciamo, quantomeno in Italia, non lo so in altri paesi, esempi di, diciamo, autori che hanno pubblicato lo stesso libro con più case editrici. In questo momento le case editrici che hanno acquisito i diritti sono 10. Quelli che l'hanno pubblicato, mi pare che sono, adesso non vorrei sbagliare, mi pare che sono 5, di cui 4 italiane e una casa editrice rumena. Diciamo, questo è il risultato, diciamo, di questa operazione. Anche questa, diciamo, non è stata un'operazione, diciamo, progettata a tavolino e poi fatta, è stata una cosa istintiva che, letta retroattivamente, chiaramente ha una sua, diciamo, rilevanza, quantomeno di novità. Sì, certo. L'unica cosa mi pare che i diritti d'autore, amici all'ascolto, correggetemi se sbaglio, siano 70 anni adesso, insomma, Ah, non 70 anni, 50, sì. Vero, comunque, beh sì, una volta erano 50, adesso vero, vero, sono giusto, giusto. 70, però ecco, quindi diciamo le novelle brevi di Sicilia sono un libro pubblicato contemporaneamente da più editori con l'autore vivente e piena salute, ecco, diciamo, Sì. perché abbiamo detto che normalmente questo accade per i classici, e questo Esatto. senz'altro serve molto ad espandere, diciamo, la portata e il successo del libro. E adesso invece volevo che tu parlassi un pochettino di questo Mob Magazine, che è una realtà molto importante, una realtà culturale sul web molto importante, alla quale io mi onoro, diciamo, alla quale ho l'onore di collaborare. Ho appena iniziato recentemente, prossimamente continuerò condividendoci le recensioni, alcune recensioni, almeno se non tutte, di quelle che appaiono, tra quelle che appaiono sul nostro bollettino mensile. Bollettino mensile che uscirà prossimamente, ecco, il bollettino di gennaio apparirà nei primi giorni di febbraio, siamo un pochino in ritardo, ce ne scusiamo con i nostri amici, però ecco, le recensioni del nostro bollettino le condivideremo, già l'abbiamo fatto una volta, ma continueremo a condividerle su Mob Magazine. Allora, parlaci di questo Mob Magazine, di che cosa si tratta, di che cosa si occupa. Molti all'ascolto lo conoscono, però senz'altro questa è un'occasione per farlo conoscere ulteriormente. Allora, sì, questo invece è un progetto, diciamo, ragionato, nel senso che è stata una cosa che è stata messa a punto, diciamo, prima di avventurarmi, diciamo, in questa avventura, appunto, editoriale, chiamiamola così.
Perché in effetti, diciamo, mi pare nel 2018, sì, nel 2018 ho avuto questa, diciamo, proposta di, diciamo, prendere in mano. Io mi occupo di marketing e di comunicazione all'interno di questo progetto di Mon Magazine, appunto, perché inizialmente nasceva come magazine, diciamo, generalista, erano alcune persone che io conoscevo, poi, diciamo, per vari motivi hanno deciso di lasciare questo progetto e casualmente mi è stato chiesto se fossi stato interessato ad acquisirlo con altre persone, quindi poi in un primo momento io ho detto: ma insomma, non mai voglio fare il giornalista, non è una cosa che mi interessa, però poi ci ho riflettuto. Dopo un paio di giorni ho chiamato queste persone e ho detto: guarda, in effetti sì, siamo interessati e quindi l'abbiamo acquisito. Allora, il progetto, diciamo, consiste in qualcosa di estremamente semplice, ma molto, diciamo, incisivo, nel senso che noi diciamo, pubblichiamo e diamo la possibilità di pubblicare tutto quello che riguarda arte e cultura nelle sue varie declinazioni. E gli autori, gli editori, diciamo, quelli che pubblicano, diciamo, le firme per così dire, sono tutte persone che o lavorano nel settore del quale scrivono oppure hanno una passione coltivata negli anni e quindi sono sicuramente le persone competenti rispetto a quello che sono i loro articoli, che sono, che ne so, recensioni, che sono brani di loro libri, che sono interviste, insomma, tutto quello che fa la promozione di eventi, di spettacoli, di, che ne so, di rappresentazioni teatrali, insomma, tutto quello che ha a che fare con il mondo, diciamo, articoli scientifici che riguardano la psicologia, che riguardano l'ambiente, insomma, tutto quello che ha a che fare appunto con la conoscenza. La cosa che noi, diciamo, abbiamo pensato, che è come, diciamo, un punto di riferimento importante, oltre al fatto che gli autori devono essere persone che conoscono bene il tema, l'argomento del quale si occupano, è che tutto questo è assolutamente gratuito, quindi non, tutti possono accedere a questa piattaforma per leggere gli articoli. E la cosa, diciamo, importante è che non c'è pubblicità. Quindi non c'è nessuna pubblicità di nessun tipo, né invasiva né meno invasiva. E quindi questa è una cosa che distingue sicuramente Mon Magazine da tutto quello che è il panorama, diciamo, dei giornali, dei magazine online, perché purtroppo io quando cioè, mi capita, come tutti, credo, di cliccare in qualche articolo di qualche giornale, ci sono tutti questi banner che continuamente interrompono la lettura, che Certo. si inseriscono, e quindi questo, diciamo, per me, quantomeno che sono, diciamo, un lettore abituato, diciamo, alla lettura su carta. Noi nati nel Novecento siamo così. Cioè, questa, diciamo, interferenza continua, tutte queste cose che spuntano a destra, sopra, sotto, insomma, non mi dà molto fastidio e quindi la maggior parte delle volte poi non apro più quel giornale perché, diciamo, è veramente fastidioso. E questa è una cosa che noi abbiamo voluto fare, quindi tutti i costi, diciamo, di gestione sono a carico di questa società, perché chiaramente tenere un magazine ha dei costi che per il momento non sono altissimi, ma che nel tempo, visto che abbiamo intenzione di ristrutturare, diciamo, la piattaforma, abbiamo intenzione di ristrutturare il sito web, insomma, di fare una cosa molto più attraente da un punto di vista, diciamo, della lettura, di quello che, insomma, si vede nel momento in cui uno apre il tablet o lo smartphone o il computer, diciamo, deve essere anche attrattivo questo accesso. Tutto questo, diciamo, in questo momento viene, diciamo, caricato da questa società che gestisce, che ha acquisito, diciamo, formalmente, diciamo, il progetto. Gli autori in questo momento sono, mi pare, più di 40, tra cui anche Bert, insomma, che ci ha Come no? arricchito questo gruppo da qualche mese, e sono tutte persone che, insomma, fanno questo per passione, perché hanno un interesse a condividere il loro sapere, diciamo, culturale e esperienziale. Questo è quello che noi chiediamo, e questo è quello che tutte, diciamo, queste persone, per lo più sono tutti professionisti, diciamo, di alto livello nei loro settori, sono tutte persone, diciamo, abbastanza conosciute ed esperte, quindi hanno condiviso questo progetto con nostro grande piacere, con mio grande piacere, quindi hanno abbracciato questa idea di condividere cultura gratuitamente. Insomma, questo è quello che io ho sempre pensato fin da bambino, perché quando andavo a scuola, bisognava ogni anno acquistare libri, magari gli stessi libri, non ti facevano comprare
diciamo, il libro dell'anno precedente del compagno, diciamo, che Certo. della, ah no, perché devi comprare la nuova edizione, poi andavi a confrontare la nuova edizione con la vecchia edizione, c'era magari un paragrafo in più, una foto Era un diversa. andazzo che da insegnante, insomma, posso Esatto. E confermare quindi io che. da bambino dicevo, ma perché ci dobbiamo comprare, dobbiamo spendere i miei genitori, come tutti i genitori spendevano un sacco di soldi, insomma, di libri che si sarebbero potuti, diciamo, scambiare a prezzo basso. Quindi questa idea, diciamo, del condividere il sapere e la cultura in maniera gratuita è una cosa che io ho sempre avuto fin da bambino, quindi è veramente strana, diciamo, politicamente, se vogliamo definirla così, che un popolo cresca culturalmente solo se ha i soldi per acquistare il sapere. Certo. E quindi questa è una cosa che non ho mai capito, ripeto, fin da bambino. E diciamo che questo progetto è un granellino di sabbia buttato nel Sahara, quindi non vale niente. Ma però insomma Però comunque. è un granellino che, se nel tempo altri dovessero seguire questa idea, potrebbe diventare una cosa, diciamo, Quindi interessante. Andrea, io ho capito, insomma, è una domanda retorica, quella che ti sto per fare, che concluderà questa nostra diretta, ho capito, insomma, che tu sei molto favorevole anche alla comunicazione letteraria via social. Assolutamente sì, ormai è inutile, diciamo, mettersi lì col dito e cercare di bloccare lo tsunami che sta arrivando, perché i social ormai da qualche anno, diciamo, è una sorta di tsunami che travolgerà e sta travolgendo di fatto tutti i settori, non soltanto quelli della cultura, quello delle scienze e la politica, insomma, nessuno guarda più, o pochissimi guardano più le TV, diciamo, gli ultra sessantenni guardano i telegiornali in televisione. Quelli della nostra generazione comprano ancora il giornale cartaceo in edicola, insomma, tutto ormai va sui social, sulle varie piattaforme, Facebook, Instagram, LinkedIn, insomma, tutta quella che è TikTok, insomma, e bisogna adattare un modello di comunicazione, un linguaggio che sia fruibile, immediato, come viene richiesto, diciamo, da queste piattaforme, tenendo conto che dall'altro lato ci sono persone che stanno 3 secondi, 5 secondi a cliccare, se quell'argomento interessa, cliccano e lo leggono, se non interessa, e quindi se il primo impatto che è visibile, come se fosse una fotografia, non interessa, vanno, scorrono e vanno avanti e si finisce lì. Certamente, no, perché poi appunto segnalazioni letterarie crede molto in questo connubio che si sta profilando, insomma, perché chiaramente con la pandemia c'è stata un'accelerazione Sì. a favore del web, a favore degli eventi sui social. Adesso si sta profilando appunto un connubio tra eventi dal vivo ed eventi social, perché comunque ringraziando Dio quest'anno, insomma, rispetto almeno anche all'anno scorso, per non dire periodo del primo lockdown, si fanno molti più eventi dal vivo e chiaramente, insomma, la collaborazione tra eventi dal vivo ed eventi social, per social posso anche intendere eventi via web, però noi, insomma, Certo. qui a segnalazioni letterarie siamo focalizzati soprattutto sui social. Dicevo, questa collaborazione tra eventi dal vivo ed eventi social può essere la chiave della comunicazione culturale del futuro e, come hai detto tu prima, non solo della comunicazione culturale. Benissimo, Andrea. Allora io direi che siamo arrivati alla conclusione di questa diretta. Ci ha fatto piacere averti con noi. Ricordiamo appunto Andrea Giostra che con le sue novelle brevi di Sicilia potete trovare anche appunto online, giusto Andrea? Certo, L'abbiamo detto. sì, basta mettere su Google, cerca Novelle Brevi Sicilia e spuntano, diciamo, tutti i siti dove si possono scaricare gratuitamente senza grandi difficoltà. Ecco, un progetto editoriale quindi assolutamente originale perché praticamente è anche un libro che, come abbiamo detto prima, viene pubblicato contemporaneamente e legittimamente da più editori. E tra Sì, l'altro sono. la quarta edizione non è scaricabile gratuitamente, per ovvi motivi, ma la terza edizione, che ha le 14 storie iniziali, si trova in tantissimi posti, quindi è facile da trovare. Sempre online. Sì, sempre online, certo. Ecco, quindi vedete, insomma, ecco che fondamentalmente si tratta di un progetto anche molto generoso perché anche Andrea, come segnalazioni letterarie e come tutto il progetto di Mob Magazine, credono nella condivisione della cultura. E infatti noi di segnalazioni letterarie siamo contentissimi di essere tra i numerosi
collaboratori appunto di Mob Magazine. Allora ragazzi, chiamo così confidenzialmente i nostri spettatori. Siamo arrivati veramente, ecco, vedo qualcuno qua, purtroppo non sempre Facebook ci mostra i nomi dei nostri amici, dice ah, la compro, perfetto, quindi probabilmente si riferisce alle tue novelle brevi, ecco, alle novelle brevi di Sicilia. E dicevo, siamo arrivati dunque in conclusione di questa diretta, ce ne saranno altre la prossima settimana. Chiaramente, amici, se questo evento è stato di vostro gradimento, lo potete condividere e lo stesso faremo noi nei nostri canali e già nei prossimi minuti metteremo questa diretta con Andrea Giostra in cima alla timeline di Segnalazioni Letterarie, Arena Letteraria Roma e anche del mio profilo personale di Alberto Raffaelli. Senz'altro anche Andrea ci assicurerà una buona diffusione e cerchiamo insomma tutti di collaborare non solo per diffondere questa diretta, ma anche e soprattutto per diffondere cultura. Siamo a disposizione per qualsiasi evento. Stavo quasi per dimenticare, ultimo ma non ultimo, che è uscito il bando della seconda edizione del premio letterario Lettere al Sempione, che Segnalazioni Letterarie organizza con importanti realtà culturali romane, la Galleria Arte Sempione degli amici Stefania Pinci e Mario Borgato, le Officine Culturali Romane dell'amico Andrea Lepone e la Collana Orofino dell'amico Alessandro Orofino, collana a casata presso Patos Edizioni. Ne parleremo, credo, presto in un'altra diretta e comunque già dalla prossima settimana continueremo a vederci e del resto, insomma, dirette letterarie su Segnalazioni Letterarie ce ne sono ormai quasi tutte le sere, anche con altri amici e come al solito le pubblicizzeremo. Siamo in conclusione, ci salutiamo con il motto di Segnalazioni Letterarie che è leggiamo, scriviamo e condividiamoci. Ciao a tutti, ciao Andrea. Ciao, grazie, grazie Alberto e grazie a Ciao, ciao. tutti voi, grazie.